Amicissimi, eccoci tornati a Cazzeggiando con Rocco. Signore e signori, oggi abbiamo un ospite straordinario. Rullo di tamburi, sono felicissimo di presentarvi Margherito. Applausi per Margherito. Grazie, grazie, ciao a tutti. Il pubblico qua di Cazzeggiando è un pubblico caloroso. Si vede che hai fatto i soldi con la controinformazione, Hai cioè capito? 200 persone di pubblico in casa. Allora, intanto un saluto a chi si collegherà adesso, in futuro, insomma. Un brindisi a Rocco. Alle 200 persone in casa. E allora, come stai, Rocco? Bene, cosa stai bevendo tu? Io sto bevendo tè e whisky, perché con questo Tè e caldo. whisky insieme? Grandissimo. Sì, lo sai che io non sono tanto normale, ma sai che con questo caldo, se bevo cose fredde, cioè in realtà, ti dico la verità, non c'è il frigo, quindi la birra sarebbe diventata calda. Adesso dove sono Ah io? beh, senza frigo per forza, senz'altro. Io sto bevendo Ma una birra artigianale locale di Viadana. Viadana è una località qua nel Mantovano, sai che io sto di base a Reggio Emilia. Aspetta un attimo perché prima di cominciare, se no qua come facciamo? Dobbiamo mandare la sigla. Eccoci qua. cacchio, Allora, sei professionalissimo. professionalissimo, vero? Con questo sfondo poi è veramente incredibile. Senti, cazzeggiamo un po' allora oggi, cazzeggiamo insieme al cazzeggio. Ti piace cazzeggiare? Allora, guarda, Rocco, diciamo che è un lavoro difficile, è il lavoro, la carriera che ho intrapreso io da diversi anni, quella di... Soprattutto in questo mondo, in un mondo improntato alla produttività e all'efficienza, il cazzeggio è veramente sotto Esatto, infatti siamo vittime di questa cosa qua. E il cazzeggio viene effettivamente valutato sia dall'informazione standard che dall'informazione alternativa a quello che facciamo. Anche perché, come ben sai, sono anni che lavoriamo per la gloria. Quindi diciamo che cazzeggiamo per la gloria. Me la dopo. Ragione. Grazie, grazie. Cazzeggiamo per la gloria. No, ma sai perché? Perché spesso noi ci ritroviamo ad avere a che fare con il mondo consapevole, Sì. ci si riempie la bocca di consapevolezza, di non lo so, di New Age, siamo tutti buoni, siamo tutti... però alla fine c'è, anche all'interno di questo tipo di circuito c'è un business. Cioè, adesso non è che ci si fa i soldi ovviamente, però diciamo gli artisti vengono sottovalutati. Come ho detto in un evento dove eravamo ospiti da Riccardo a Villa Canapa, e ringraziamo ancora tutti quelli che sono stati lì ad ascoltarci con quel caldo infernale e si sono divertiti, e devo dire di aver incontrato tantissime persone che... È stato bello abbracciare, quindi facciamo questa parentesi perché alla fine, a prescindere dal tipo di evento, si incontrano sempre persone con il cuore puro e questa qua ci fa bene all'anima e ci ed è la nostra paga. Ecco, mettiamola così: questa qua è la nostra paga. Anche perché quando ce ne andremo, caro Rocco, e ci guarderemo intorno, non avremo né i soldi che abbiamo accumulato né le cose, ma avremo il ricordo di quegli abbracci e di quello che abbiamo fatto per gli altri. E questo è quello che stiamo facendo, a differenza di chi pensa che stiamo soltanto, insomma, cazzeggiando. Però, come dicevo durante quell'evento, noi, cioè la musica, le forme d'arte vengono utilizzate dai nostri nemici come grimaldello per entrare all'interno della mente delle persone. Creano delle forme pensiero, delle egregore,
con quel tipo di arte. Cioè adesso, in un'intervista di recente, Torella, che salutiamo, che è un grandissimo... Ciao Sandro! Ha fatto un'osservazione giustissima, ha detto adesso la politica si fa con Zero Calcare, si fa con Netflix, si fa con gli artisti, per questo erano tutti schierati, dal caro Pasqua Rossi fino a Zucchero, a che ne so, Cremonini e tutti questi gelatini che si scioglieranno con la forza delle nostre canzoni prima o poi, avevano al loro servizio non tanto i politici, perché la politica ormai non ci crede più nessuno, ma quando un Pasqua Rossi dice andate a tacchinarvi tutti, ha un potere incredibile, è una responsabilità che dovrà pagare prima o poi, cioè a livello animico. Mentre l'informazione alternativa, comprese le grandi televisioni che sono diventate importanti e che hanno un grosso seguito, non danno la giusta importanza a quello che potrebbe essere un modo per evitare, perché non tutti sono pronti ad ascoltarsi 5 ore di conferenze o gli approfondimenti degli approfondimenti degli approfondimenti degli approfondimenti degli approfondimenti, è un po' una citazione Rocco di Scorrotto, cioè perché non sono tutti così, no? Con la canzone tu in pochi minuti puoi dare un input. Certo. Ora, la musica poi è quelle parole lì, a prescindere dalla comprensione effettiva di chi lo sta ascoltando, hanno comunque un'energia, hanno un'energia. Il potere lo sa, l'informazione alternativa non l'ha capito e quindi da 3 anni sta continuando a ripetere ininterrottamente lo stesso format, dando poco spazio a un Torella, a un Rocco, a un Margherito, a un Aista, a un Frapolo. Non si organizzano delle cose che siano solamente quello, ad eccezione del buon Mesbet che sta organizzando un concerto a prescindere, cioè slegato insomma da altri eventi, ne ha fatti eccetera eccetera. Sono poche le persone che stanno cominciando a fare questo tipo di lavoro. Però detto questo, non c'è spazio, cioè, e quando ti viene dato è sempre marginale e un po' c'è il contornino, no? Quando i nostri amici fanno l'esatto opposto, anzi si dovrebbe utilizzare come cavallo di Troia questa cosa qua, no? Per portare il più possibile all'interno ma anche dei più giovani, non perché noi facciamo musica che può essere compresa eccetera. Soprattutto ti faccio un esempio, perché dicono magari la nostra musica è da boomer, ok, no, perché abbiamo quell'approccio più 70s, poi dopo ti fa il singolo Fedez con quella nana malefica lì che scimmiottano gli anni 70, ok, allora di che cazzo stiamo parlando? Però di parole vuote. Ora ieri ho visto un post del Piotta, che non salutiamo perché sappiamo che la pensa come noi tramite vie traverse, e poi si fa la foto con Pasqua Rossi, ok? Allora io ovviamente ho risposto sotto, se volete andare sul mio Instagram a vedere che cosa ho risposto, perché non sono stato molto politically correct. Poi ho risposto anche a Tonino, il carotone, che ha scritto sotto vita mondo spericolata eccetera eccetera, che poi lo sappiamo, questa vita spericolata è una mascherina e copri poco per tutti. Quindi cosa succede? Che questi personaggi qua che continuano a riempirsi la bocca di libertà e di che ne so, di ribellione, alla fine ci prendono per il culo. Ora sarebbe bello, io faccio un appello, se qualcuno delle grandi televisioni o della grande informazione alternativa volesse prendersi carico di utilizzare gratuitamente tutti i nostri contenuti. Io so che posso parlare anche a nome di Sandro, perché Sandro l'ha appena detto anche su Visione TV, salutiamo Toscano. Dovrebbero cominciare a farlo. Io, tanto noi non guadagniamo niente da queste cose, Rocco, tu lo sai meglio di me, e potremmo, cioè io ogni tanto posto anche il mio saldo del conto, perché lui assolutamente, certo, anzi è il contrario, nel senso che produrre contenuti artistici ha un costo e ha dei costi che
difficilmente riesci poi a recuperare. Esatto, perché poi la gente non si rende nemmeno conto, perché non è più abituata a pagare per la musica, quindi c'hai il YouTube, c'hai il tuo Spotify. Io però resto convinto, secondo me è importantissimo mandare questo messaggio, che tu puoi fare tutte le conferenze che vuoi, leggerti tutti i libri che vuoi, poi dopo quando vai a un concerto, anche se la pensi come noi, devi andarti a vedere Ligabue, devi andarti a vedere Ligamucca, tutte queste robe. Ora Ligamucca è bravo. Esatto. Ora questa roba qua, cioè, non è un corrispettivo, ok? Cioè, c'è quasi tutto nell'informazione alternativa, ma non viene valorizzato quell'aspetto lì. Non che perché il nostro campo, perché noi non è che ci guadagniamo niente comunque, però i nostri contenuti, pur essendo gratuiti, pur mettendoci a disposizione, pur andando a nostre spese, Rocco, tu lo sai quanto abbiamo speso di viaggi per la gloria. No? Oh, certo, certo. Facciamo un appello, quindi. E abbiamo quasi finito il tempo, quindi vorrei dire qualcos'altro con te prima di chiudere. Come abbiamo finito il tempo? Il cazzeggio è rapido, il cazzeggio è rapido e frizzante come la birra, quindi chiudiamo con un appello veloce. Vai Margherito, appellati. Allora io mi appello a chi sa ascoltare, perché come sappiamo il dialogo è questo. Se non c'è dialogo, allora c'è il mondo che hanno disegnato per noi, che è quello che stiamo vedendo, che procede senza guardare assolutamente a quello che le persone vogliono veramente. Quindi usateci. Allora io, Rocco, Sandro, Aist, Frabolo, vi diamo la possibilità di utilizzare i nostri contenuti di, eccetera eccetera, gratuitamente. Se ci volete invitare meglio ancora, ma potete farlo a prescindere, perché sì. Esatto, basta. Ottimo, l'appello è concluso. Ho letto una barzelletta lo scorso, non so, due giorni fa mi pare, ieri, due giorni fa, una barzelletta di quattro parole. Tu la conosci una barzelletta di quattro parole? No. Incredibile. Ho letto: Biden chiama Xi dittatore. Cosa ne pensi? No, questa era bellissima. Sì, era... Vabbè, però Biden non sa nemmeno, cioè scende per sapere dove è il cremino lì al cioccolato. Ma è lui che ha parlato o è il sarcofago? Tu hai scritto Lo dice la scienza. Sì. Io ho scritto in una canzone che la scienza con l'H poi vede e provvede. E notizia di qualche giorno fa, attenzione, notizia di qualche giorno fa, perché io penso che siano... che questa roba qua sia già vecchia e che siano molto più avanti. Non so se hai sentito degli embrioni umani sintetici. No, me lo sono messo. Hanno annunciato, l'ho pubblicato anche da qualche parte sul mio canale Telegram, che però adesso dovrei andare a cercarlo. Sì, sono riusciti a sintetizzare in laboratorio, eccoli qua, embrioni in laboratorio, ottenuti embrioni umani sintetici con cellule staminali. Questa roba qua, di questa scienza come Dio, no? È ormai elevata a religione. Ma quali sono i confini? Perché poi ti dicono che è per fini nobili, cioè questa roba qua la fanno per curare malattie genetiche e per il nostro bene, ok? Ma allora guarda, io penso che queste persone che cercano di imitare l'opera della creazione, adesso io non sto parlando di religione, ma sto parlando del fatto che noi creiamo la realtà, loro ci sfruttano perché sanno che noi che possiamo creare la realtà. Se noi cominciamo a credere in questa cosa qua potrebbe avverarsi, ma pensare di fare un mondo di non umani, un mondo di umani, cioè, guardate, nel 1984 ci raccontava cosa sarebbe successo nel 1984, ma non era quella la realtà del 1984. A quest'ora dovremmo essere con le macchine volanti, ci diceva Blade Runner, o Scuola 1999 ci faceva vedere un futuro post-apocalittico alla Hokuto no Ken, e invece nel 99 io ero a giocare con i miei amici in campagna, con le bocca, lanciandoci i gavettoni d'acqua. Allora, noi creiamo la realtà, quindi tutte queste grandissime cazzate che ci fanno leggere, come l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può sostituire dei lavori. Esatto. A proposito degli ultimi argomenti che ci parlano di questa intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale può sostituire il lavoro di dove non ci vuole intelligenza. E siccome ce n'è sempre meno di intelligenza in giro, c'è tanto lavoro per ChatGPT.
Esatto. Cioè, alla fine, allora, sai cosa che a me non fa assolutamente paura questa roba qua? Credo che ci sia la volontà da parte di chi muove i fili, come quando dicevano che ci avrebbero portato nei container e invece io ero a mangiare al ristorante senza il green cards e uscivo la sera lo stesso con il coprifuoco, ci dicevano che ci avrebbero mandato dei lager. C'è anche la volontà di far credere che si possono fare cose come andiamo sulla luna, ecco, ci sarà la possibilità di sostituirlo, non che non ci siano i programmini per cambiare la faccia a Biden o il cane robot, ma ripeto, sostituire un mondo di umani con dei non umani, che era quello un po' che voleva rimane, non so se... C'è un po' anche il concetto di Matrix. Sì, guarda, sono tutti concetti e robe che sono state già spiegate abbondantemente, certo, da Steiner, da René Guénon, eccetera, eccetera. Quindi lasciamo ai nostri spettatori le letture noiose per altre giornate. Noi invece siamo dei cazzoni, io e Rocco, che ci divertiamo e vi invitiamo il 24 sabato all'evento a Torino. Il 24 è dietro l'angolo, quindi dietro l'angolo, sabato prossimo io, Rocco, il fantastico Minutella che finalmente potrò abbracciare, che mia mamma è fan, Meluzzi, Cosimo Massaro e il nostro amico Riccardo, nonché altri ospiti, io e Rocco intratterremo il pubblico con le nostre canzoni. Gian Maria Martini, salutiamolo, abbiamo fatto un po' di eventi con lui. E sarà bellissimo. Se volete, trovate le info sul sito di 100 giorni da Leone, potete prenotare e venite a trovarci. Momento domande a raffica, risposte velocissime. Artisti di riferimento, fonti di ispirazioni anche esterne alla musica. Veloce. Nessuno. Momento più gratificante degli ultimi 3 anni. Abbracciare una bambina che sapeva le mie canzoni. No, non ho l'effetto sonoro del oh, lo devo cercare. Bellissimo, ho avuto delle bellissime esperienze anch'io con i ragazzi e i ragazzini. Quando facciamo una canzone insieme? Ci siamo già dati istruzioni. Se dovessi definire il tuo genere? Twist punk. Dopo il genere horror di Heist, oggi abbiamo il twist punk. Qual è lo stato dell'arte in Italia? Non c'è, benissimo. Una challenge. Pensa a un titolo di una mia canzone da mimare, ok? Io ti mimo il titolo di una tua canzone. Vabbè, questo è facilissimo. Cos'è? È colpa di Putin. Olè! Grande! Ok. State calmi, pubblico. Stai già mimando? Svitato, vai via. Non pensare. Mi sono sporcato. Sto bevendo, sono malato. Sei proprio malato. Il sapone si lava, la testa che si lava. Inquinamenti. Ok. Era difficile, però volevo fare l'ultimo singolo perché figlio di era più facile. È difficile inquinamenti. Comunque molto bello il pezzo, grande Rocco. Grazie, dai, ci divertiamo. Detto questo, io vi invito a seguirci anche sui nostri canali ufficiali. Io uso principalmente Telegram ultimamente, Rocco cantautore. Margherito, tu che canali usi per comunicare eventualmente con un... Allora, sì, i canali che tento di usare per comunicare con col pubblico, Margherito Insta, facilissimo, se no Telegram, Margherito su Telegram, Facebook è Margherito, insomma, cioè ci sono un po' di... Su Telegram è Margherito? Margherito su Telegram. Senti, un ultimo scoop, ma perché hai scelto questo nome? Lo vogliamo dire? Ma allora, guarda, ero a Marina di Carrara... Possiamo dire il tuo nome? Io mi chiamo Vincenzo. Lui si chiama Vincenzo, signori. Per chi non lo sapesse, oggi abbiamo rivelato l'identità. Esatto. Credo di non averlo mai detto, quindi è un'esclusiva di esclusivissima! Di cazzeggiamo.
Era una Marina di Carrara e c'era un tizio di colore che urlava come un pazzo, ballava sotto il solo cosciente e io ho detto che cosa ci avrà, quello è una... La persona mi ha detto lui è Margherito, allora io ho detto io da grande voglio essere così e quindi è partito il progetto Margherito. Io vengo da un tutt'altro tipo di musica, musica elettronica, punk, ho fatto altre robe completamente, specialmente in inglese, poi da lì mi sono trasformato in Margherito, quindi è stata come un'apparizione. Bellissimo, bellissimo. Aver rivelato per la prima volta ufficialmente, pubblicamente, il vero nome, la vera identità. Senso, ho detto Vince perché era troppo lungo. Vincenzo, detto? Ah, Vince. Con la Z, però. Ma gli amici vorrei... proprio veri, veri Vince, certo. Vince, esatto. Quindi ci vediamo sabato a Torino. Ci vediamo sabato a Torino, venite a trovarci. Ciao.